Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sul sito SL Parts abbiamo acquistato degli accessori per la mia macchina, un Audi A4 8K e nello specifico abbiamo comprato luci antipozzanghera che adesso vi farò vedere. All'interno della confezione troviamo due kit sia per le porte anteriori che per le porte posteriori per quanto riguarda le luci antipozzanghera. Ecco qua, queste qua sono specifiche Audi che riflettono il logo delle Audi a terra. In più, oltre ai due kit delle due luci, all'interno della scatolina trovi anche due adattatori per alcuni modelli che i ganci non sono originali. Possiamo tranquillamente andare a mettere l'adattatore all'interno della spinotta e quindi per collegarci con l'adattatore che è uscito, sia per le porte anteriori e sia per le porte posteriori, la stessa cosa, due kit luci con due adattatori. In più abbiamo acquistato sempre sul sito questo kit di leve, così da aiutarci nello smontaggio di tutte le luci della nostra macchina. Ci sono quattro leve diverse, differenti, di varie misure, da quelle piccoline a quelle un po' più grandi o anche quelle dritte. Ok, fatto ciò, rimettiamo tutto dentro. Adesso vi faccio vedere il sito nello specifico. Una volta entrati nel sito SL Parts, nella home del sito, abbiamo varie categorie. Abbiamo la prima, seleziona per auto tutti gli accessori in base al marchio della nostra auto. Nella seconda selezione invece abbiamo seleziona moto, abbiamo la stessa cosa, tutti gli accessori in base al marchio della nostra moto. Poi invece qua nella terza selezione abbiamo tutti i prodotti, che sia una qualsiasi lampadina con attacco T5 o anche un H15 o diciamo i vari attacchi per regolare il portalampada o gli altri accessori e così via. Poi abbiamo nella quarta selezione kit a LED, che sia un H1, un H4, un H7 e così via. Nella terza selezione invece abbiamo, oltre alle lampade all'Hawk Xenon, anche i ricambi in base ai nostri modelli di auto, sempre kit all'Hawk Xenon. Poi abbiamo come ultimo invece selezione abbiamo queste lampade ad effetto Hawk Xenon, sono luci alogene ma hanno un effetto Hawk Xenon. Per quanto riguarda ciò che abbiamo appena acquistato, siamo andati nella selezione Audi, andiamo in Audi A4, un AB8, e andiamo a selezionare tutti gli accessori che non interessano. In questo caso noi abbiamo cliccato su luci, vedete quello qua, sulle luci per quanto riguarda i loghi antipozzanghera a LED. Ci sono due tipi di modelli, sia questo qua con il cerchio grande con lo stemma, con lo stemma Audi, cioè il logo Audi con la scritta Audi, o anche questo qua semplice con la scritta S-Line. Questi qua che vi ho appena fatti vedere sono questi qua, sono riferiti a questo modello qua. Ecco qua, e quando andiamo ad aprire la porta esce il logo con il cerchio grande, il logo Audi, con la scritta Audi al suo interno. Una volta aggiunti al carrello, abbiamo vari tipologie di pagamento. Possiamo tranquillamente pagare o con il bonifico bancario o con qualsiasi carta di credito, con PayPal, volendo anche in contrassegno. In contrassegno abbiamo un aumento di 4 euro proprio per la questione del contrassegno. La spedizione è gratuita, da un minimo di ordine fino a un massimo di ordine che volete. Spedizione in tutta Italia in 24, massimo 48 ore con Corriere GLS. Ogni mese, stesso il sito, ad un acquisto superiore a 50 euro vi daranno dei regali. In questo caso, per questo mese qua, ci sono dei profumi stile Arbre Magique,
che vi daranno gratuiti. Nella stessa all'interno del modello delle luci, così come anche negli altri accessori, abbiamo la descrizione dell'articolo e tutto quello che interessa per quanto riguarda le specifiche tecniche del nostro articolo. In più, noi oltre ad acquistare questo prodotto, come avete visto, abbiamo comprato anche il kit leve, che andiamo in prodotti, leve, ecco qua. Il kit leve che ci aiuta nello smontaggio di tutti gli accessori della nostra macchina, così da non graffiare o rovinare qualsiasi cosa andiamo a smontare. E anche qui la stessa funzione per quanto riguarda il pagamento, bonifico bancario, controassegno, PayPal o carta di credito. Sotto, come sempre, ci abbiamo la descrizione dell'articolo e tutto quello che il prodotto nello specifico. Ok, detto ciò. Andiamo a montare le luci. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi. Adesso, come prima cosa, andiamo a installare le luci antipozzanghera. Ok. Quindi abbiamo bisogno delle luci. Abbiamo due coppie per le due porte anteriori e per le due porte posteriori. E in più ci faremo leva con stesso le leve. Utilizzeremo il stesso le leve per aiutarci a smontare il tutto. Ok, allora iniziamo a prendere queste due qua. Iniziamo a fare le porte sinistra e poi faremo le porte destre. In più, oltre alle luci antipozzanghera, ci sono usciti anche i connettori, che se abbiamo bisogno per qualche altro modello di macchina andare a commutare, perché l'attacco non è originale. Andremo a connettere questo qua all'interno della sua sede originale e poi questo qua al connettore della macchina. Ok, in questo caso questi connettori credo che non ne abbiamo bisogno. Prendiamo uno e due e una leva, anche questa qua piccolina già andrebbe bene, andrà bene. E vi farò vedere in questo caso le luci pozzanghera, eccole qua, le abbiamo qui sotto qua, vedete? In questo caso io ce l'ho a LED normali. Queste qua adesso vi faccio vedere come si smonta e come andiamo a montare le nuove luci. Oggi andiamo a fare leva stesso sotto la luce, sul lato, all'estremità della luce, ecco qua, vedete? Ok, smontiamo la luce che già c'è con il connettore. Ok, andiamo a togliere questo qua e rimettiamo questa qua personalizzata con la luce. Ok, già funziona, vedete? Per quanto riguarda l'effetto visivo, poi ve lo faccio vedere stasera. Nel momento in cui andiamo a montare la luce, c'è il simbolo Audi in questo caso, che adesso vi faccio vedere, che riflette a terra. Non so se riuscite a vedere, adesso giustamente la luce è poca. Qui sul lato avete la possibilità di regolare, vedete, la luce, l'immagine, il logo all'interno della luce. Tenendo sempre la luce dritta, ecco qua, così da avere il logo dritto quando andate ad aprire la porta. Adesso vi faccio vedere. Ok, il logo andrà così e quindi perfetto, andiamo a mettere la luce così. Così quando andiamo ad aprire la porta il logo è dritto. Ok, la prima installazione è fatta, bene o male ci vogliamo visto 5 minuti. Ecco qua, guardate, questo qua è diciamo l'effetto che poi apparirà questa sera, che adesso vi farò poi vedere stasera al buio. Adesso andiamo con le luci della porta posteriore. Ok, chiudiamo qua e lo stesso sistema andiamo a fare la porta posteriore. Ecco qua, smontiamo la luce vecchia originale e andiamo a rimontare quella là personalizzata.
anche qui abbiamo questa piccola levetta, vedete che adesso la vado a spostare piano piano, sia a destra o a sinistra, che ci permette di regolare e di centrare il logo una volta montato nella porta. Ok, sembra diritto. Perfetto. E così adesso sulle altre porte. Andiamo. Le altre luci. Anche qua e anche qui sono usciti gli altri connettori che a noi non ci serviranno. Andiamo a smontare prima la porta anteriore e poi quella posteriore. Ok, allora andiamo a fare leva sul lato sinistro, come vi ho fatto vedere anche in quell'altro video. Ci togliamo questo, andiamo a sganciare. Ok, e andiamo a mettere anche qui la nuova luce. Ok, e ci siamo. Così come anche la porta di dietro. Andiamo. E anche qui l'abbiamo montato. Ragazzi, spero che come sempre questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e per qualsiasi cosa scrivete quello che vi può interessare nei commenti. E quello che posso fare sono sempre lieto e felice di potervi aiutare. Ok ragazzi, per il resto che dirvi? Al prossimo video, ciao ragazzi!